Ciao a tutti, io sono Umberto Rosini, da circa 4 mesi sono il responsabile tecnico del progetto SPID, che è il sistema pubblico di identità digitale. Lavoro in AGID, che è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove ci occupiamo non solo di supportare le pubbliche amministrazioni in quello che si chiama il piano triennale che punta alla trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, ma sostiene l'innovazione digitale delle pubbliche amministrazioni, aiutandoli in progetti personalizzati per le varie amministrazioni. Che cos'è SPID? All'inizio SPID veniva presentato come un PIN. In realtà il PIN non era, però era il modo con cui il ministro riusciva meglio a far capire che cos'era questo sistema. Poi gli abbiamo fatto capire che il PIN è quello del bancomat e non è un sistema di autenticazione. In realtà SPID è la soluzione che permette e che permetterà di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione e dei privati con un'unica identità digitale verificata e garantita. Ci sono diversi livelli di autenticazione che poi corrispondono ai livelli of assurance dell'ISO 29115. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre di fatto dà l'avvio al progetto, e quindi è dal 2014 che i miei colleghi che mi hanno preceduto hanno iniziato a sviluppare questo sistema, inizialmente basato soltanto su SAML, ma nei prossimi tempi presenteremo un draft per il profilo Open ID Connect di SPID. Attualmente abbiamo circa 2.700.000 identità, più di 4.000 pubbliche amministrazioni che già hanno aderito sia direttamente o indirettamente attraverso quelli che chiamiamo gli aggregatori, che sono soprattutto regioni, e abbiamo circa 4.500 servizi. La compliance reference di SPID innanzitutto è EIDAS, che è il framework europeo che serve per puntare all'interoperabilità applicativa, non solo dal punto di vista dell'autenticazione, ma anche dal punto di vista di altri servizi fiduciari come la firma elettronica piuttosto che la posta elettronica certificata. Tra l'altro, proprio la settimana scorsa SPID è diventato il sistema unico italiano di autenticazione riconosciuto anche a livello europeo. Quindi con SPID negli anni, perché comunque sarà un processo graduale, con SPID si potrà accedere a servizi offerti anche dagli stati europei, quindi che so, se io ho una casa fuori all'estero in Germania, con SPID posso entrare nel servizio del comune dove ho casa e quindi fare tutte le operazioni senza avere ulteriori identità. Ovviamente è compliant all'ISO 29115, che è appunto l'ISO dove vengono definiti i level of assurance, cioè i livelli di autenticazione. Infatti SPID ha 3 livelli di autenticazione: il primo livello basato soltanto su username e password, il secondo livello è quello corrisponde all'ISO all'OA2, poi c'è il l'OA3, che è lo SPID 2, che è composto da username e password e un token. Per ora il token arriva anche SMS, anche se stiamo deprecando l'SMS in favore di app certificate che generano token. E poi c'è il livello più alto, che è il LoA4, dove oltre alla username e password c'è un sistema forte di autenticazione, che in alcuni casi è basato sulla nuova CIE, la carta d'identità elettronica, in altri casi potrebbe essere basato su altri sistemi hardware. Rispondiamo a tutti i vari standard ETSI, quindi la formattazione per esempio degli attributi che vengono rilasciati alla fine dell'autenticazione rispettano quelli che sono gli standard dei formati ETSI, appunto per l'interoperabilità.
Diamo un occhio, anche perché NIST, non essendo ovviamente un organismo europeo o comunque nazionale, diamo un occhio a quanto definito dall'863 del NIST, che parla appunto, che sono appunto le linee guida sull'identità digitale. E poi basiamo l'autenticazione su SAML, Security Assertion Markup Language, che è un protocollo, un framework di autenticazione ormai un po' datato, però comunque ancora utilizzato molto a livello enterprise, e stiamo per proporre il profilo OpenID Connect. Dopo spiegheremo anche il perché abbiamo aggiunto un ulteriore profilo. Un flusso di autenticazione standard è il seguente. Dal pulsante SPID si sceglie uno degli identity provider, cioè dei fornitori di identità, che sono dei soggetti accreditati, quindi che per diventare fornitori di identità digitale devono fare un processo di accreditamento sia normativo, burocratico, amministrativo, sia ovviamente tecnico. Questo è un processo standard di secondo livello, quindi il primo step è l'immissione di uno username e di una password, il secondo step è l'immissione di un OTP, e il terzo step, proprio perché adesso tutti avrete sentito parlare di GDPR, una delle cose che dice la GDPR è che ad ogni autenticazione un soggetto deve autorizzare l'invio degli attributi richiesti al fornitore di servizi, e quindi c'è un'autorizzazione esplicita a inviare gli attributi. Questo è il profilo SAML. Non so quanti di voi conoscono SAML, quanti di voi? Okay. Comunque il processo, diciamo che è semplice, nel senso che l'utente in SAML, nel profilo web browser SSO, funge un po' da mid in the middle, quindi tutte quante le comunicazioni che avvengono tra fornitori di servizi, service provider e identity provider, di fatto sono veicolati attraverso dei redirect, dei banalissimi redirect attraverso l'utente. Quindi l'utente richiede l'accesso ad un servizio su un service provider, a questo punto il service provider, passando attraverso l'utente, invia una request, dopo vi farò vedere anche gli XMLoni delle request. A questo punto, in base a quello che viene definito nella richiesta, parte la relazione fra identity provider e soggetto per stabilire l'autenticazione, cioè l'identity provider deve riconoscere chi è quel soggetto, perché a questo livello di fatto il service provider non conosce l'utente, quindi sa che un utente che magari forse ha un'identità digitale sta richiedendo l'accesso ad un servizio. Quindi in base all'autenticazione richiesta, appunto l'utente fa il processo, a quel punto viene rigirata una response che riporta, oltre a tutta una serie di informazioni che servono anche per securizzare la comunicazione, vengono rimandati gli attributi che vengono appunto richiesti. Eventualmente possono essere invocate ulteriori attribute authority. Che cosa sono le attribute authority? Vi faccio un caso concreto. Se un'organizzazione deve mettere su un concorso per ingegneri, oggi la pubblica amministrazione cosa faceva? Metteva la sua formettina oppure il suo doc da compilare, tu gli dicevi che eri ingegnere, dopodiché doveva fare tutti i controlli ovviamente per riscontrare la cosa. Le attribute authority che cosa fanno? Sulla base di una prima autenticazione dell'utente vanno a contattare un altro organismo, che in questo caso sarebbe l'ordine degli ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e mi dicono: questo codice fiscale, perché in Italia purtroppo ci muoviamo a codice fiscale, questo codice fiscale è un ingegnere sì o no? Quindi nel momento in cui l'utente viene autorizzato all'interno del servizio, di fatto è già qualificato come ingegnere, quindi non sono più necessari ulteriori controlli. Allora, no, non è attivo per un semplice motivo, perché
l'Attribute Authority SAML di fatto non è un proseguo dell'autenticazione, era un processo a sé stante. Col fatto che c'è l'intenzione di introdurre un altro profilo, OpenID Connect, a questo punto l'invocazione delle Attribute Authority le faremo banalmente prima con un'autenticazione dell'utente e poi con una richiesta OAuth2. Quindi utilizzeremo API fondamentalmente, perché così è anche più semplice per l'Attribute Authority implementare, perché per un Attribute Authority mettere su un sistema basato su SAML vuol dire mettere un identity provider, né più né meno, quindi ha anche dei costi abbastanza sostenuti. Una piccola nota sui certificati di firma ed eventualmente encryption delle asserzioni. Molti, non so se qualcuno di voi è andato su Forum Italia, quello che abbiamo fatto con la presidenza, dove parliamo dei progetti, però molti ci chiedevano: ma che certificati devo utilizzare per la firma delle asserzioni, per l'encryption e quant'altro? Fondamentalmente su SAML va benissimo l'utilizzo di certificati self-signed, proprio perché c'è l'explicit key trust model, ovvero viene trustato il certificato che di fatto viene inserito nel metadata, cioè nel file di configurazione sia dell'identity provider che del service provider. Quindi ben venga se uno vuole utilizzare un certificato rilasciato da una certification authority, però fondamentalmente non è necessario, cioè non fa scendere la sicurezza del flusso. Il profilo SAML, allora, questo è il metadata, il file di configurazione. SAML è molto ostico nell'implementazione. Spesso abbiamo pubbliche amministrazioni che impiegano mesi per riuscire a capire un attimino come implementarlo, perché è molto rigido, è basato su XML firmato in un certo modo, perché comunque le firme le vuole per forza in testa e non a fondo, quindi spesso le amministrazioni si trovano in difficoltà nell'implementazione. Cosa contiene il metadata? Il metadata innanzitutto contiene l'entity ID. L'entity ID è l'identificativo del soggetto all'interno della federazione. Quindi con questo identificativo gli identity provider trustano la pubblica amministrazione, il service provider, e viceversa, perché poi c'è anche il metadata da parte degli identity provider. Sempre all'interno del metadata, che comunque viene firmato, troviamo il certificato di signing, quindi qui viene messo un X509 del certificato, e vengono evidenziati quelli che sono il single logout service, cioè dove l'identity provider fa la post per disconnettere l'autenticazione, e l'assertion consumer service, ovvero dove praticamente vengono mandati gli attributi. Vado avanti perché questa era... Nel metadata poi vengono definiti dei dataset che poi vengono richiamati nelle request, dove si vanno a evidenziare quali attributi voglio richiedere se chiamo l'index 0 piuttosto che l'index 1 e via discorrendo, e vado a definire qual è il nome della mia organizzazione. Questo è il file di configurazione, banalmente un file di configurazione. Invece qui entriamo proprio nella request, quindi questo è quell'XML che è un service provider invia all'identity provider chiedendo di autenticare un utente. Quindi in questo gli dice: utilizzami l'assertion consumer service index 0, l'attribute 0, la destination è praticamente la URL dove devono andare a fare la destinazione. Il force out true, allora il DPCM definisce che il single sign on viene effettuato soltanto con autenticazione di primo livello e non col secondo o terzo livello. Quindi col secondo o terzo livello fondamentalmente non viene stabilita una sessione a livello di federazione. Poi ovviamente a livello applicativo è un altro fatto, perché
Di fatto SPID si preoccupa della parte di autenticazione, tutta la parte di autorizzazione e quindi stabilire la sessione applicativa viene fatta dal service provider in totale autonomia. Ovviamente ci sono delle condition di validità che l'identity provider deve rispettare, e qui viene definito con quale livello SPID mi vuoi voglio far autenticare questo oggetto, dandogli un comparison. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io chiedo un'autenticazione di secondo livello, un identity provider mi andrà a mostrare la possibilità di autenticarmi in secondo livello o anche in terzo livello. Se io ho dimenticato il cellulare e quindi non ho l'app che mi genera l'OTP, ma ho la CIE dietro, posso autenticarmi con un terzo livello e va bene anche. Ovviamente queste sono asserzioni firmate e devono essere firmate con il certificato definito nel metadata, quindi fondamentalmente l'IDP scarta ogni richiesta che non solo è fuori dai tempi, mettiamola così, ma ogni richiesta che non è diciamo registrata presso il proprio sistema. Questa è la response. Nella response, oltre ad avere un ID proprio, viene definito anche qual è l'ID della request che ha generato poi quella response, ovviamente il tempo in cui è stata emessa, la firma e il risultato dell'autenticazione, e poi riporta, oltre alle varie informazioni, riporta gli attributi dell'utente. Quindi qui mi riporta con quale livello è stato autenticato e qui gli attributi dell'utente. A questo punto praticamente un sistema di access management come Shibboleth, OpenAM, ce ne sono diversi, che cosa fa? Fa un parsing di questa response. Ovviamente prima di fare il parsing va a verificare che questa response sia stata inviata effettivamente dall'identity provider, firmata col certificato conosciuto e quant'altro, e quindi prende questi attributi, li converte in HTTP header, dipende poi come vengono passati a livello applicativo, e quindi viene stabilita la sessione applicativa. A livello di sicurezza, ovviamente tutto quanto è riportato nelle regole tecniche SPID, che di fatto poi vanno a riprendere la documentazione core di SAML, dove appunto sono riportate tutte le varie regole di processamento delle asserzioni. Ovviamente OWASP SAML cheat sheet che fa un quadro abbastanza compiuto dei controlli che dovrebbe fare un service provider. Ovviamente è generico, cioè molti controlli che vengono chiesti nel documento di OWASP di fatto sono dei controlli che noi non facciamo, ma perché non implementiamo determinate funzionalità. E poi IIDAS ha rilasciato dei cryptographic requirement per l'interoperabilità, quindi a livello TLS e per SAML. A livello TLS noi attualmente stiamo utilizzando TLS 1.1.2, stiamo accettando TLS 1.1 fino al 31/12/2018, dopodiché stiamo vedendo appunto di passare a TLS 1.1.3. L'altro profilo è appunto quello di OpenID Connect, che non ho messo nelle slide perché vi faccio vedere il documento. Questo ve l'ho voluto presentare perché è una cosa che mi interesserà molto. Sarà appunto il vostro parere, nel senso che il CAD, cioè il codice, ecco qui, il codice dell'amministrazione digitale, impone che ogni linea guida tecnica venga messa a pubblica consultazione, quindi chiunque di voi voglia leggersi queste regole tecniche, magari è esperto di OpenID Connect o nel frattempo si informa e nota delle problematiche oppure delle migliorie, vuole segnalare delle migliorie, ovviamente questo lo può fare in maniera pubblica senza problema. Una delle piccole cose dove lo Stato chiede la partecipazione.
Allora vado avanti. Ecco, se ci fate caso, questo documento è stato scritto il 19/2 del 2018. Ciò vuol dire che noi siamo arrivati a luglio non perché non l'abbiamo voluto pubblicare, ma perché purtroppo la burocrazia ci impone dei tempi degli stand still, cioè dobbiamo comunicare alla Commissione europea, dobbiamo far vedere questo documento al garante. Quindi abbiamo tutta una serie di passaggi. E magari il profilo che abbiamo scritto oggi nel frattempo ha delle problematiche, può avere dei problemi di sicurezza perché comunque passa del tempo. Che cos'è OpenID Connect e perché lo stiamo introducendo? SAML è un protocollo rilasciato nel 2004, perfezionato un po' nel 2005 e mai più toccato. Ciò vuol dire che a quel tempo si utilizzavano cellulari e non tablet o smartphone, quindi il mercato delle app non esisteva, si lavorava prettamente in XML e quindi la scelta di SAML fu quella appunto di fare dei flussi attraverso l'utente e non application to application. Però qual è la problematica? La problematica è nel momento in cui io devo andare a sviluppare un'app, far comparire una web view con i rischi, anche se essa è stata mitigata, con i rischi che ne concorrono, diciamo rallentano di molto e rendono più complesso il flusso. Ecco perché l'idea è stata quella di introdurre OpenID Connect. Che cos'è OpenID Connect? Fondamentalmente OpenID Connect è un layer di autenticazione che si mette sopra OAuth 2. OAuth 2 da solo non è sicuro e non mi dà sicurezza nel flusso di autenticazione. Con OpenID Connect di fatto metto questo layer che diciamo aggiunge la parte di autenticazione alla parte di autorizzazione di OpenID Connect. Qui, proprio per chi ha già lavorato con SAML, abbiamo riportato diciamo la nomenclatura di alcune componenti, tipo quello che io chiamo Identity Provider in SAML, si chiama OpenID Provider in OpenID Connect, i Service Provider sono i Relay Party, questo a noi ci crea anche un po' di problemi perché chi deve andare a implementare, alle volte non sappiamo se utilizzare un termine o l'altro e quindi la grandiosa idea è stata quella di utilizzare il nome è definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è fornitore di servizi o fornitore di identità nel caso dell'IDP. Ovviamente non ci siamo inventati nulla, abbiamo utilizzato il profilo iGov, che è un profilo di interoperabilità a livello mondiale, anche il login.gov americano si basa su iGov, poi ovviamente ci sono delle differenze ovvie, anche perché nel momento in cui abbiamo implementato OpenID Connect abbiamo cercato quanto più di riportare determinate caratteristiche del profilo SAML anche sul profilo OpenID Connect. Anche qui esiste un metadata. Nel metadata di fatto vengono riportate tutte le informazioni che servono all'autenticazione. OpenID Connect è tanti gradini sopra rispetto al SAML. Con OpenID Connect abbiamo la possibilità di refreshare il token, quindi di far durare molto di più l'autenticazione. La possibilità in maniera esplicita è molto più funzionante rispetto al logout di SAML di killare tutti i token, tipo quando voi andate su Facebook che dite cancellami da tutti i dispositivi, di fatto lì va a fare un lupa su tutti i token generati per la tua identità e quindi li distrugge e non è più possibile accedere con quel tipo di dispositivo. Vado un po' avanti perché fondamentalmente qui è dove vengono definiti tutti gli endpoint che servono poi per l'autenticazione, compresi
compresi i JSON Web Token che vengono utilizzati per le firme. Il JSON Web Token, a differenza del SAML, non viene riportato nel metadata, ma da standard viene definito un endpoint, e quindi il JSON Web Token è un file a parte, fondamentalmente è un JSON a parte. Si possono avere diverse modalità di encryption piuttosto che di firma. Ecco, questo è il JSON del JWT che viene generato. Ok, qui viene spiegato tutto quanto, vado un po' avanti altrimenti ci stiamo due giorni. Vi faccio vedere un attimino qual è il flusso. Per SPID viene utilizzato l'authorization code flow. Come vedete, ci sono molte più relazioni in OpenID Connect rispetto al SAML. Il SAML era molto, molto semplice: request, autenticazione, response. Questo, sebbene con OpenID, sebbene si facciano molti più step, questi vengono fatti proprio perché tutto il processo è segmentato in modo da riuscire a far meglio tutta la parte di refresh, che quindi mi evita per esempio questa parte qui. Invece con SAML fondamentalmente avevo soltanto richiedi e rispondi. Quindi qual è il flusso? L'utente chiede l'autenticazione al Relink Party, cioè al service provider. A questo punto non si passa ovviamente attraverso l'utente, viene fatta un authorization request all'authorization server. La comunicazione è su endpoint tramite JSON. A questo punto l'authorization server chiede l'autenticazione all'utente secondo il livello scelto, come abbiamo visto prima, e viene fatto un redirect message dove viene inviato un token che poi viene inviato al token endpoint. A questo punto il token endpoint mi rimanda un access token e un id token, e con quello vado sullo user info endpoint, dove mi vengono di fatto rilasciati i claims, che sono di fatto gli attributi. Quindi fondamentalmente è simile al flusso di SAML, con l'unica differenza che qui l'utente, l'unica operazione che fa è quella della richiesta e quella dell'immissione delle credenziali di autenticazione. Tutte le altre funzionalità vengono fatte sotto application to application, di fatto aumentando anche la sicurezza delle relazioni. Allora, qui abbiamo fatto degli use case. Ecco, queste sono qui appunto, sono definite come vengono fatte appunto le varie chiamate. Questo è il contenuto del JWT che contiene un code challenge, il code challenge method, poi ha un nonce e un redirect fondamentalmente. Vado avanti. Questo è il flusso dettagliato che vi ho detto in poco tempo. A cosa puntiamo fondamentalmente? Innanzitutto ad avere delle sessioni lunghe revocabili. Per noi l'industria di riferimento non è né Google né Facebook. Analizzando Google e Facebook, che a livello di esperienza utente non gli si può dire nulla, ma a livello di sicurezza noi non possiamo permetterci i lassismi che ha Facebook piuttosto che Google. Facebook e Google permettono autenticazioni lunghe che ti possono durare n mesi, se non n anni in alcuni casi. Noi invece, per noi l'industria di riferimento è quella bancaria, quindi
quindi un'app di una pubblica amministrazione di fatto deve rispettare anche quelli che sono i dettami della PSD2, che è il framework di riferimento dei sistemi di autenticazione bancaria. Però ovviamente vogliamo cercare di aiutare l'utente ad accedere ai sistemi, non dover sempre rimettere le varie username e password. Quindi fondamentalmente tramite OpenID Connect possiamo abilitare questo processo. Una delle regole che metteremo per le prossime app delle pubbliche amministrazioni sarà quello che l'utente al primo avvio dell'app dovrà fare l'autenticazione magari forte di secondo livello. A quel punto dovrà registrare, questo è un po' il processo, non ci siamo inventati nulla, è un po' il processo che è in molte app bancarie. A quel punto dovrà mettere un PIN di 8 cifre oppure andare a registrare il fingerprint o comunque i sistemi di autenticazione locale di cui dispone il dispositivo. E a quel punto il token rimane dentro, quindi io accedo alla mia app mettendo la mia impronta, un po' come fa LastPass per intenderci, no? Ovviamente l'utente potrà da una pagina di gestione dell'identity provider, quindi di chi gli fornisce l'identità, andare a killare tutte le autenticazioni e comunque vedere tutti i token che sono stati generati. Quindi noi non utilizziamo sessioni illimitate, ma utilizziamo sessioni lunghe revocabili. Ciò ci aiuta anche, per esempio, all'utilizzo offline delle app. Quindi se io volessi utilizzare un'app di IMPS che stanno facendo, ci potrò lavorare offline, quindi senza connessione. Quell'app appena avrà ricontrollerà la connessione e la troverà, a quel punto invierà tutte le informazioni e ovviamente chiederà, prima di fare questo, chiederà la validità del token. Ecco, questo è un documento che come vi dicevo verrà messo in pubblica consultazione, quindi l'invito da parte mia è quello di prenderlo, smembrarlo e comunicarci se incontrate, notate delle problematiche di sicurezza, piuttosto che anche di user experience magari, no? Perché adesso siamo un po', diciamo, presi da quest'ondata della user experience che spesso fa venir meno la sicurezza stessa dei sistemi. Un'altra cosa che stiamo iniziando a sviluppare in questo periodo è il gestore di service provider, cioè di fornitori di servizi. Fondamentalmente tutto il flusso che io di cui oggi vi ho parlato, cioè la consegna del metadata, il controllo, la verifica dei servizi e quant'altro, è un'operazione che attualmente sta facendo un gruppo di persone in Agid e che ogni giorno devono analizzarsi 30-40 amministrazioni, oltre a fare dei controlli durante, è un continuous integration poi di fatto, no? Quindi si va a controllare continuamente le implementazioni. Il sistema che stiamo mettendo su permette di fare il primo onboarding, quindi la pubblicazione del primo servizio e quindi la gestione del service provider e integrazione di nuovi servizi completamente in maniera automatizzata. Fondamentalmente come funziona? Un utente che è delegato a fare da un soggetto che può essere la pubblica amministrazione, che è delegato a fare queste operazioni, va in un primo momento a utilizzare l'ambiente di test, dove può utilizzare l'ambiente di test SAML, l'ambiente di test OpenID Connect. Una volta che ha finito lo sviluppo, l'implementazione, passa allo step successivo, che è quello della validità, della verifica tecnica. A questo punto un identity provider che è appunto sviluppato per fare le verifiche fa tutta una serie di chiamate al servizio che viene definito dal service provider e ne verifica che vengano rispettate soprattutto i controlli di sicurezza.
Perché poi, per esempio, il parsing dell'attributo e la gestione dell'attributo, quella è una cosa applicativa, quindi nel momento in cui io lascio davanti alla porta del servizio l'attributo pulito, per me il processo SPID è terminato, dopodiché se ci sono buchi nel servizio piuttosto che una gestione non controllata degli attributi, quelli sono problemi dell'amministrazione. Una volta fatta questa validazione, si passa alla parte della convenzione. La convenzione è un atto ufficiale dove l'amministrazione prende la responsabilità del buon mantenimento del servizio, sia da un punto di vista della sicurezza, sia da un punto di vista dell'autenticazione degli utenti. È un processo completamente automatizzato che prevede una firma elettronica qualificata che viene fatta direttamente online. A questo punto l'amministrazione va a censire i servizi che ha implementato a SPID, perché così abbiamo anche un monitoraggio di tutti i servizi che nel frattempo vengono rilasciati con SPID. E dopodiché parte l'ultimo step, ovvero viene inviato il file di configurazione, il metadata, viene inviato agli identity provider di produzione. E quindi a quel punto il service provider entra in funzione sulla federazione SPID. Ovviamente tutti questi passaggi, che qui sono in maniera sequenziale proprio perché è la prima entrata nel servizio, qui vengono fatti in maniera separata. Quindi io posso andare a firmare una nuova convenzione piuttosto che andare a censire nuovi servizi, piuttosto che andare a censire un nuovo sistema di access management. Qual è quell'oggetto che gestisce tutta quanta la federazione? È lo SPID Registry. Lo SPID Registry fondamentalmente conserva all'interno tutti quanti i file di configurazione, quindi i metadata, sia SAML che OpenID Connect, di tutti i soggetti, quindi sia degli identity provider sia dei service provider. Contate che a regime la federazione SPID a livello di servizi conterà circa 80.000 soggetti, che all'incirca avranno dai 30 ai 40 servizi di media. INPS per esempio ne ha 110, quindi poi c'è il comunello piccolo che magari ne ha di meno, però è una federazione abbastanza ampia e anche impegnativa da gestire. Attualmente la federazione SPID, quindi il registry, è basato su API, quindi vengono invocate delle API che ritornano poi gli endpoint di questi metadata che sono firmati, ripeto. Nella prossima versione utilizzeremo Git. Questo perché? Perché di fatto con Git a chi entra di nuovo non gli chiediamo di implementare nulla di nuovo, perché fondamentalmente Git su un server è invocabile senza ulteriore implementazione di un client API, piuttosto che dover andare a securizzare in altri modi. Quindi è una semplificazione che introduciamo nella federazione. Non so se qualcuno di voi conosce il progetto Developers Italia. Developers Italia è il portal dove tutte le amministrazioni rilasciano componenti totalmente open source per l'utilizzo di componenti quali per esempio il sistema pubblico di identità digitale, piuttosto che PagoPA, che è il sistema dei pagamenti della pubblica amministrazione. Con questo fondamentalmente si vuole aiutare gli sviluppatori a implementare in maniera molto più semplice le componenti che la pubblica amministrazione deve utilizzare nei propri sistemi, ma anche in un certo qual modo di controllare che le implementazioni vengano fatte secondo la compliance tecnica e di sicurezza che viene richiesta. Attualmente sono stati rilasciati 3 gateway completi, di cui questo qui, lo SPID Docker, è quello ufficiale, è basato su Shibboleth. Fondamentalmente vi scaricate il Docker non solo da GitHub ma anche da Docker Hub. Il GitHub è github.com/italia ed è proprio il repository del governo italiano.
Quindi installandovi il Docker e andando a fare una piccola configurazione lo lanciate e di fatto già siete compliant a SPID. A questo punto il sistema di Access Management vi rilascia al path che voi definite della configurazione header HTTP. Gli attributi vengono rilasciati come header. SPID SP SAP SPID è il sistema di Access Management che ha rilasciato l'Università La Sapienza. L'Università La Sapienza si è fatta una propria implementazione e poi ha deciso di rilasciarla open source. Mentre per chi, visto che la maggior parte dei vari CMS sono basati su PHP, è stata rilasciata anche una versione di SPID SP Simple SAML PHP, che di fatto permette attraverso un'inclusione di un file PHP di utilizzare subito SPID su applicativi scritti in PHP, che non è il linguaggio che io preferisco, però diciamo una semplificazione. E poi ci sono tutta una serie di plugin completi per CMS, quindi se avete un sito in Drupal piuttosto che in Joomla, piuttosto che Liferay, lo potete implementare senza dover andare a fare chissà quali implementazioni. Ci sono dei plugin per web framework come Django, Rails, Symfony e quant'altro, e delle librerie generiche per Android, .NET, iOS e anche uno ce l'ha fatta anche in Perl, perché gli piace il Perl e l'ha fatto in Perl. Non so se ci sono ancora gli applicativi in Perl in giro, però è stato fatto. Ovviamente qui stiamo parlando di SAML, del profilo SAML. Quando ovviamente andremo a rilasciare anche le librerie per OpenID Connect, l'idea è che all'interno dello stesso plugin di fatto convivano i due sistemi, quindi SAML e OpenID Connect. Io vi ringrazio, la mia mail è rosini@agid.gov.it, Twitter è umbros con lo zero. Se ci sono domande sono a disposizione. Se lavorate per aziende che in questo momento stanno lavorando per pubbliche amministrazioni e avete necessità di avere supporto, ovviamente mi potete scrivere. E se ovviamente vedete che ci sono degli errori di sviluppo piuttosto che delle parti che possono essere migliorate, abbiamo un forum, forum.italia.it, dove c'è una categoria SPID e dove si può appunto trattare tutti i temi che possono andare dall'implementazione fino alla sicurezza riguardanti SPID. Quindi la richiesta è quella di partecipare e ci sentiamo lì. Grazie. All'atto pratico è possibile per un cittadino firmare un documento utilizzando la propria identità digitale? Ottima domanda. Allora, sta appunto uscendo in consultazione pubblica un documento per la firma con SPID. Che cosa abbiamo evitato di fare? Abbiamo evitato di implementare la firma elettronica avanzata. Che cos'è la firma elettronica avanzata? Faccio un attimino una piccola distinzione. Noi abbiamo la firma elettronica qualificata, che è quella che si fa con le smart card per intenderci, o con le firme remote. No, è quelle che fanno poi la firma PADES, CADES, P7M o scrivono sul documento la firma. E poi c'è la firma elettronica avanzata, ovvero un sistema non strutturato, quindi ognuno lo potrebbe implementare. Ovviamente nel caso nostro rilasceremo delle linee guida, che a partire dalle informazioni dell'autenticazione di fatto vanno a firmare un processo. Quindi una pubblica amministrazione potrebbe dire: l'utente Umberto che mi entra con SPID mi compila questa form, di fatto io vado a inserire sulla base dati anche l'informazione dell'autenticazione in modo da averne traccia, e questa la posso riportare o generare anche un certificato al volo e firmarla però è totalmente libera. Quello che abbiamo evitato di fare è quella di andare a pubblicare a livello europeo la firma elettronica avanzata, perché che cosa succedeva?
Come vi ho detto, essendo la firma elettronica avanzata non un oggetto di interoperabilità, quindi ogni Stato la potrebbe fare fondamentalmente come vuole senza neanche poi andarla a definire troppo, il rischio era quello che dall'Europa ci potessero arrivare tutta una serie di documenti firmati in una modalità che noi non sapevamo. E quindi che cosa è successo? Che fondamentalmente andremo a utilizzare l'oggetto del sigillo. Cioè, non so se conoscete, oltre alla firma elettronica qualificata c'è il sigillo, ovvero una forma di hash del documento che ne va ad attestare la validità. Quindi fondamentalmente a fronte di un'autenticazione SPID dove viene richiesto attraverso un'apposita richiesta nella request la firma del documento, appunto verrà applicato un sigillo all'operazione, quindi di fatto l'operazione sarà firmata. Premesso, quando parliamo di firma con SPID stiamo parlando della firma, della qualificazione dell'operazione fatta con SPID, non del documento generato. Ovviamente poi i gestori di firma elettronica qualificata potranno sviluppare dei servizi che di fatto vanno a sbloccare per esempio una firma remota, quello lo potranno fare. Però diciamo, ecco, abbiamo due modalità di firma con SPID che appunto di cui stiamo rilasciando le linee guida in questi giorni, cioè a settembre ormai. Quali sono i dati che passano per il fornitore dell'identità digitale, a parte tutte le frequenze delle transazioni, gli orari? Cioè, cos'è che il fornitore dell'identità digitale sa dell'utente che utilizza i suoi servizi? Okay. Allora, in SAML c'è un componente che si chiama il real estate. Il real estate è un codice che viene generato dal service provider e che viene mandato nella request, che poi viene rigirato nella response, e quindi l'identity provider di fatto non conosce a quale servizio l'utente ha chiesto l'autenticazione. Quindi fondamentalmente innanzitutto l'identity provider conosce dell'utente soltanto quegli attributi che gli sono riconosciuti per legge, quindi nome, cognome, domicilio, codice fiscale, SPID code che è un codice identificativo, ovviamente il sesso, data di nascita. Però nel processo di autenticazione si richiede espressamente di non far conoscere all'identity provider il servizio acceduto. Ovviamente qui ci può essere una difficoltà più che altro di implementazione, no? Nel senso che se io vado a montare un sistema di access management orizzontale che poi mi serve tutta una serie di servizi, di fatto l'IDP conosce che l'endpoint dell'access management di IMPS ha richiesto l'autenticazione, ma non sa poi qual è il servizio che poi è stato invocato dall'utente. Differente è se io metto un access management singolo, quindi verticalmente su un applicativo, ovviamente l'identity provider sa qual è l'endpoint che ha chiamato diciamo la richiesta d'autenticazione. Però l'obiettivo appunto è quello di non far profilare l'utente sotto il punto di vista dei servizi acceduti. Quello è uno degli obiettivi. La carta d'identità digitale com'è che entra da un punto di vista, cioè cos'è che c'è nella carta che permette di autenticare l'utente, come funziona crittografia, cose del genere? Allora, proprio l'altro giorno con IPZS abbiamo fatto un incontro sul futuro utilizzo della CIE 3, perché adesso siamo alla terza versione della CIE. Di fatto la CIE si comporterà come un identity provider SAML, nel senso che già è stata rilasciata una beta del middleware per la lettura delle carte. Ovviamente la CIE ha più livelli di lettura, ha un'informazione di base che può essere utilizzata per utilizzare la CIE per esempio i tornelli, quindi è una lettura che non prevede un'autenticazione, e poi invece ci sono altre informazioni che possono essere sbloccate dall'utente e altre informazioni che invece possono essere sbloccate solo dalle forze di polizia.
quelle che possono essere sbloccate dall'utente appunto vengono sbloccate con l'immissione di un PIN. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui io voglio andarmi a autenticare con una CIE, di fatto il service provider chiama l'identity provider del Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno dialoga con il middleware installato sul sistema dell'utente. Purtroppo qui ancora c'è essendo NFC c'è il problema di dispositivi iOS che per ora ancora non sbloccano la lettura dei dati. A questo punto viene richiesto il PIN, vengono rigirati gli attributi a questo identity provider del Ministero dell'Interno e quindi vengono rigirati al servizio. Questo è utilizzare la carta di identità elettronica da sola. Invece, nell'ambito di SPID, la carta di identità elettronica, di fatto, quindi utilizzando sempre il PIN di sblocco, viene utilizzato come rafforzativo dell'autenticazione, perché di fatto lì c'è un certificato che è crittografico, che quindi mi aumenta, diciamo, l'autenticazione su dei servizi che magari richiedono dispositivi non tamperabili, di fatto, no? Quindi risponde a una challenge crittografica basata su protocollo a chiave pubblica? Sì. Ripeto, adesso se volete divertirvi con la CIE, visto che ormai in molti comuni ormai già la danno, sempre su GitHub, al repository github.com/italia, è stato rilasciato una beta del middleware di lettura della carta, quindi ovviamente potete, poi comunque c'è documentazione in modo che potete anche studiarvi un po' il file system come è organizzato. Certo, gli utenti normali arrivano fino al secondo strato di lettura, perché quelli successivi vengono letti solo dalle forze di polizia. Però una delle, tra l'altro, delle iniziative che stiamo facendo con il Ministero dell'Interno, una delle problematiche qual era? Era che nel momento in cui ti ferma la polizia piuttosto che i carabinieri, perché poi di fatto anche loro si spera adotteranno questa cosa, se non dispongo di documenti di identità piuttosto che patenti, teoricamente dovrei essere accompagnato al commissariato o al posto dei carabinieri e quindi fare il riconoscimento. Quello che vuole fare il Ministero dell'Interno appunto è permettere agli utenti che hanno un'identità digitale SPID di fatto di fare un'autenticazione e quindi riescono a bloccare i dati che hanno al Ministero dell'Interno su ANPR, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, e quindi di fatto attestare la propria identità in quel modo. No. Se uno non c'è i documenti, appunto accede a questo sistema che tutti quanti le volanti avranno sul, quindi di fatto è una username e una password. Accedono con SPID e di fatto poi vengono riconosciuti, anche perché ANPR di fatto anche con la CIE anche la foto dell'utente, quindi di fatto. Allora mi verrebbe una domanda: c'è la possibilità che in futuro si possa girare senza documenti di identità, magari soltanto con l'applicazione SPID? Cioè, è una delle cose che si punta a fare o non è proprio nei piani? In America stanno testando la patente di guida elettronica, un'app che ti monti e hai la patente di guida. Lì dipende sempre. Allora, tecnicamente possiamo fare tutto, abbiamo proposto dei sistemi passwordless di autenticazione, di tutto e di più. I documenti, sì, niente più portafoglio. Il problema quando si lavora con la pubblica amministrazione è che se io ho una startup e voglio fare qualcosa di iper innovativo, lo faccio perché tanto non ho tutti questi vincoli. Nel momento in cui voglio fare un'innovazione del genere con la pubblica amministrazione, purtroppo entrano in gioco quelli che si chiamano i legulei, che puntualmente ci bocciano certe iniziative. Però teoricamente sì, si potrebbe tentare. Centinaio di anni circa, sì, dai, diciamo, forse i nostri nipotini vedranno. Associandosi a questo discorso, e invece unificare i documenti, nel senso di girare con la CIE invece di portarsi dietro la tessera sanitaria, la patente, il passaporto, il codice fiscale, cioè
giro con un unico documento che ha tutto. Sì, e che se mi viene rubato non sia comunque sbloccabile da qualcun altro, perché anche quello poi è un problema. Allora, anche lì purtroppo sono cose che tecnicamente sono fattibili, però poi ci sono interessi e diciamo poteri delimitati che non permettono questa cosa. Ad esempio, ma qui lo dico svestendomi i panni del dipendente di Agid, una grande opportunità che abbiamo perso è quella di avere sulla CIE anche il certificato di firma, perché a quel punto se avessimo avuto un certificato di firma avremmo potuto firmare ogni documento di qualsiasi genere, fosse anche per andare a fare un contratto telefonico con la nostra CIE. Non è stato fatto, poi purtroppo i motivi li possiamo ipotizzare, ma non li sapremo mai. Però sì, cioè, tecnicamente tutto è possibile, però ecco, l'amministrazione è un organismo molto complicato e complesso, no? Io dico sempre, nella pubblica amministrazione, se ho bisogno di una penna per scrivere, quel giorno non ho la penna per scrivere, io non posso scendere al tabaccaio sotto e comprarmi una penna, ma devo fare una gara e ce l'avrò dopo un mese. Quindi purtroppo ragioniamo in questi tempi qua. Cambiando, cioè spostandoci un attimino di argomento, è possibile delegare questo genere di permessi? Nel senso che io ho mia madre che magari di tutte queste cose non le farà mai, perché sostanzialmente non le farà mai, senza che io mi porti dietro tutti i suoi identificativi digitali, quindi che mi installi un'altra versione dell'applicazione per autenticarmi al posto suo, fare tutte queste cose qua, è possibile firmare un qualche tipo di documento che mi deleghi a fare tutte queste cose? Cioè, come ad oggi fa il commercialista con la dichiarazione dei redditi? Allora, sì, anche se in questa prima fase di fatto la delega è applicativa, quella a cui si vuole tendere in realtà è avere una delega a livello di identità. La delega tra l'altro ha un pattern tridimensionale, ovvero la delega può essere sulla persona per un dato tempo, su una persona per dei dati servizi, sulla persona su dei dati servizi per un dato tempo, altri per a tempo illimitato. Nel fare appunto questa analisi di fare un sistema di deleghe, che poi è banalissimo perché potrei andare a mettere su un sistema di deleghe in maniera molto semplice, guarda, ti basta solo dire che attualmente la rappresentanza di un soggetto fortemente disabile in Italia si rappresenta con un foglio A4 con una firma di un ben non identificato giudice. Quindi teoricamente io potrei andare alla posta con un foglio che mi sono stampato a casa, con cui ho fatto un timbro falso, poi ovviamente ci sono... Però purtroppo lì siamo molto indietro, quindi sì, le deleghe applicative, per esempio Agenzia delle Entrate, quindi SOGEI, di fatto questa cosa l'ha utilizzata da sempre, quindi con i commercialisti che rappresentano l'impresa, o anche qui siamo a Padova, anche Infocamere ha un sistema di deleghe molto, molto importante. Farlo centralizzato è un po' un problema, anche perché non c'è una classificazione precisa dei servizi. Uno degli altri progetti di cui sono owner è Servizi Govit, che è proprio la mappatura di tutti i servizi della pubblica amministrazione, sia da un punto di vista di riorganizzazione, quindi di permettere un attimino la riorganizzazione dei servizi, sia per classificarli e per capire quali sono i servizi che tutta la pubblica amministrazione dà ai propri cittadini. Sulla base di quella poi si potrà ricostruire tutto un po' quali sono le deleghe, quali sono per quali servizi, eccetera, eccetera. Però ecco, servirebbe un'importante base dati, ma non è quello il problema. Soprattutto una definizione di quelle che sono, se vuoi, le ontologie, quindi la rappresentazione dei dati. E c'erano librerie per .NET, iOS, Android, supporto Linux o comunque Unix-like, quella famiglia là? Lì vi consiglio, sì, no, anzi, lì facciamo soprattutto per quello. Infatti .NET è arrivato, l'abbiamo accettato perché comunque ci sono molte amministrazioni che utilizzano Azure o questi sistemi così.
Fondamentalmente se Speedout Docker è basato su, su Linux, quindi il Docker che fa partire il sistema di access management è un Linux, quindi sì, diciamo che poi cosa? Sì, vabbè, ovviamente. Ma cosa è possibile al momento fare con un'autenticazione di livello 1? Perché a quanto ho visto le amministrazioni richiedono sempre quella di livello 2, quindi ora in futuro quali sono? Allora, in realtà, ecco, IMPS per esempio chiede il livello 2, in realtà noi chiediamo, ma purtroppo la legge lì non ci dà la possibilità di imporre. Ecco, un'altra delle difficoltà grandi che abbiamo è che sebbene SPID sia, come definito dal CAD, l'unico sistema di autenticazione, eventualmente anche la CNS o la CIE, di fatto poi non stabilisce una multa o un qualcosa per portare l'amministrazione a fare le cose nel breve periodo. Detto questo, attualmente la maggior parte dei servizi, quindi INPS, INAIL, piuttosto che Equitalia e quant'altro, utilizzano un sistema di accesso a livello 2. Questo perché quello che abbiamo richiesto è che nel momento in cui si vanno ad aprire dei dati personali, di fatto non si entri a livello 1. Livello 1 ce lo immaginiamo per accedere a dei sistemi dove posso leggere alcune informazioni, però giustamente molte amministrazioni ci dicono, come ad esempio il Comune di Roma, se noi oggi accettiamo un'autenticazione di livello 1, quindi username e password sui nostri sistemi locali, mettere SPID a livello 2 di fatto potrebbe disorientare l'utente, mettiamola così. Però fondamentalmente l'idea nostra è quella di lasciare il livello 1 solo a letture di informazioni generiche. Nel momento in cui si entra nell'informazione della persona, e poi per esempio col fascicolo sanitario, anche lì stiamo vedendo come far accedere, perché fin quando la CIE non sarà data a tutti non si potrà far accedere in terzo livello i cittadini, altrimenti devono pagare dei sistemi che possono essere anche costosi. Quindi quando si tratta di dati personali livello 2, quando si tratta di dati molto personali che ovviamente entrano anche nella sfera sanitaria e quant'altro, utilizzare il livello 3. Quindi per noi il livello 1 è un livello minimo di accesso, ma giusto per una lettura banale dei dati.